Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Federica Moffa, direttrice della clinica Fertilab di Barcellona. Con questo video voglio rassicurare i nostri pazienti rispetto alla situazione che si è venuta a creare in seguito all'epidemia da coronavirus Covid-19. Fertilab, in osservanza alle istruzioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, ha messo in opera le necessarie misure di prevenzione al contagio. Sono stati attivati infatti protocolli specifici di prevenzione per preservare la salute dei nostri pazienti e del nostro personale. In questo momento l'attività assistenziale si sta svolgendo con normalità, sempre nel rispetto di quelle norme di prevenzione che garantiscano la vostra sicurezza. A questo scopo, tutte le visite che possono essere realizzate tramite videoconferenza o telefono verranno programmate secondo questa modalità, cioè a distanza. Per quel che riguarda le visite presso il nostro centro, prima delle visite appunto o degli interventi che siano stati programmati, vi chiediamo di informarci se provenite da zone a rischio o se presentate sintomi respiratori. A questo scopo, le nostre assistenti vi chiederanno di completare un questionario preventivo prima di confermarvi l'appuntamento. Vi preghiamo quindi di mettervi in contatto con la nostra equipe di assistenti che vi aiuterà a programmare o a riprogrammare la vostra visita secondo la modalità più adeguata. Nel caso in cui il vostro trattamento sia in corso o sia stato programmato a breve, metteremo in atto tutte le strategie che ci consentano, se necessario, di differirlo nella maniera più adeguata per ogni caso. Per quel che riguarda, per esempio, i cicli di ovodonazione, siamo in grado di completare senza ritardi la fase di fecondazione in vitro e congelamento embrionario, per consentire quindi successivamente il transfer embrionario non appena possibile. E con questo vi saluto e vi ripeto la nostra disponibilità, la disponibilità degli assistenti a rispondere a tutte le domande relative alla situazione in corso. Un cordiale saluto, arrivederci.